Oggi ci è pervenuta la nota da parte della ASL che ha valutato la situazione della scuola, una situazione di difficoltà che tante scuole stanno vivendo. C'è stata comunque questa valutazione relativa all'istituto della Noè Lucidi in una situazione di oggettiva difficoltà e ha riscontrato appunto uno stato, una situazione che prudenzialmente appunto in via cautelativa consiglia, indica, insomma il termine consigliare è un po' un eufemismo per dire siamo in una situazione nella quale dobbiamo intervenire per una indagine approfondita della situazione epidemiologica che ci consente appunto di contenere e arginare la diffusione del virus. L'ASL, come ripeto la legge prevede, ha indicato questa strada e sulla base di questa indicazione come sindaco ho assunto questa decisione per la chiusura della scuola Noè Lucidi, quindi dell'intera scuola. I numeri sono quelli che ci vengono riportati, i numeri relativi agli attuali casi positivi, ma anche ad una valutazione potenziale della situazione. Un dato che insomma è abbastanza significativo rispetto a quello che l'ASL ci ha comunicato e che ha indotto la dirigente scolastica prudenzialmente ad adottare la scelta di porre in isolamento, in quarantena, sempre su base di valutazione ASL, diverse classi, parla di 7 classi su 17, qui 13 ragazzi e 2 docenti, ma il dato che a mio avviso preoccupa più l'ASL è quello relativo alla situazione potenziale, 80 tra docenti e ragazzi sono in attesa di tampone, quindi c'è una situazione potenziale che richiede sicuramente una situazione di indagine epidemiologica, di verifica dello stato complessivo della scuola che prudenzialmente ci ha indotto ad assumere questa decisione. L'attività didattica sarà già da domani mattina a distanza perché la scuola ha la professionalità e, i dispositivi atti ad erogarla. I tempi sono quelli dei 10 giorni e confidiamo che questo momento di pausa sia così risolutivo per far sì che il contagio e la curva insomma, di questo contagio possa essere agevolmente, efficacemente combattuta.